Ma ci andate in ferie? Ci vanno secondo te? Non lo so, spera tu, se ci andate chiamate, me vengo pure io. Ciao a tutti ragazzi, ben venerdì, ben trovati qui su YouTube, attenzione. Ma che stanno a dire? Stanno a parlare di calcio, stanno a parlare di calcio. Roma-Lazio, Sarri, Sarri è allenatore della Lazio, ragazzi, che da Lazio mi dispiace, purtroppo. Manco chi è Sarri. E Sarri, allenatore, l'anno scorso hanno dato mano a Juve, hanno capito, no, due anni fa, quando era, non vale la lira. Vabbè. Ciao ciao Sanco, ciao Giovanni, ciao RC, ciao Cubila. Allora, regà, ma per caso a voi Chrome esclusivamente nelle pagine risultati di ricerca ha dei micro lag tipo 3-4 secondi persistenti e costanti? No. La risposta la sai, vediamo, Sbraga. Purtroppo la prima prova è da sbragare. Grazie Samuele, peccato Samuel. Non ci abbiamo il caffè. Samuele, sì, è vero, non c'è il caffè, ragazzi. Siamo dovuti fare il caffè dopo pranzo. Samuele che riciccia, non so capito, Samuele. Che si dice da quelle parti? Che si dice a Livombrosa, Grazie Samuele, però non c'è il caffè proprio, non ci hanno consegnato, quindi stiamo senza caffè. Arisera, ciao Walter. Lo so. Ciao Pavdar, ciao Bastardino, ciao Lucius, ciao Goril, ciao Gianni, ciao Drew. Non ci abbiamo il caffè, lo so. Infatti, è finito il caffè, sono spariti tutti. Lo stavo per dire. Hai visto, sono spariti, non siete più nessuno. Bravi, Mo domani vedrai, tutti i sabati mattina viene Gigi, stamattina la dovranno prendere lui pure per me. Mo vedrai, domani mattina non passa. Non passa, che ci mi costa troppo, due caffè al giorno. Ma che sei matto, Mandate il caffè con Giacinta. No, perché non va bene, non va bene. No, poi i caffè che ti mandano, le caso purghe, lasciate perdere. Armando. Grande Armandone, il Cavalli. Disinstalla e ristalla Chrome senza plugin, vedi se lo fa. Ecco, questa è una prova già un se po' prima, più soft. Sì, ma tanto alla fine sbragherai. Bisogna vedere perché, ma può darsi che lui c'ha dei micro lag, se ne accorge su Chrome, ma perché il processore in quel momento gli andrà al 100%. Sì, c'è sta un bar, ma il caffè che ti prendi al bar, te posso dire, se il bar non lo sa fare, il caffè lasciate perdere. È meglio quello dalla giardina. A metà so delle purghe, cioè praticamente il caffè che ti prendi al bar qua sopra te lo danno in tazza bollente, e vabbè, su sta cosa con 38 gradi possiamo anche evitare. Seconda cosa, il caffè è nero, non c'ha schiuma, è bollente, cioè sembra il caffè da moca, te lo bevi, fai prima, prendi, mi devi dare il vasetto da notte e il caffè in mano, perché tanto la purga è assicurata, quello come scende è come il mister muscolo, esplode sotto, lascia perdere, meglio. Ah, gli sta a cascare la benzina. Cazzo, con sto caldo. No, non più a fuoco, però. Che ne so? Se ci butta niente. Che ne so? Ma io non la rialzerei, questa qua ricade. Stavo prima a dirlo, no? Praticamente c'è sta quello delle assicurazioni qua a fianco. Ci siamo affacciati, che c'ha poi quella onda bella. È caduta per terra. Dico, ma come cazzo ha fatto a cadere che sta parcheggiata al posto della macchina? Perché praticamente quella è, c'ha tutti e due i cavalletti, no? Come di scooter, tutti e due, boom. Praticamente ha bucato col calore, quell'asfalto lì l'hanno rifatto qualche mese fa. È ancora morbido, quindi praticamente il cavalletto che ha fatto col calore si è ammorbito l'asfalto, è sceso, il dislivello ha fatto sì che poi la moto, boom, si è sdraiata. Raccoglietela, scusa, il proprietario non c'è sta, pesa una fracca, ma perché mi devono affar mazzo? Mo perché è venuto quello di fronte dei cani, dice, e sta scia la benzina. Che te devo fa? Chissà, io non lo faccio di certo, c'ho un mal di schiena e me se porta via, quindi assolutamente no. L'XADV, sì. Lo so, purtroppo, è pure bello, mi dispiace. Io prima rubavo la benzina, mi fa un il succhio. Non hanno messo vabbè, questo lo domanda a chiedere a quelli che fanno le strade, Giovanni. No, se io la moto mia, se cascava, beh, a parte l'avevo già tirata su perché sto qua. Lui purtroppo è andato a pranzo perché l'assicurazione chiude all'ora di pranzo. Però che devo fare? Mi dispiace, io ho detto pure prima, mi dispiace. Ma alla fine l'hai tirata su adesso. No, perché se la tiro su ricade, sta col blocco a sterzo, dammetto. Non gli posso fare un cazzo. Se sentivo un'esplosione, vuol dire che niente, raga, vuol dire che è andata. Tutto insieme. Tanto lavora all'assicurazione, c'ha pure il furto, incendio, no? Anzi, quasi quasi, mo passa lui e da lui fuoco, il proprietario della moto. Dicevo, tanto ormai è cascata, ma la rifaccio no. Se non si forza, non si forza. Poi comunque ti ho detto, io già sto a caschiena a pezzi, sinceramente l'avrei voluto fare, ma col proprietario che dice, oh, dammi la mano, te la do. Sai che ti dico di no. Un vero motociclista porta sempre dietro qualcosa. Sì, vabbè, a parte sì, che ma non, se, scooter, non sa metti su asfalto. Poi su asfalto, ovviamente. Aiuto, oggi nel mio PC ho trovato un block note con scritte arabe e poi ho provato a eliminarlo con Avast Premium e mi ha detto che i dati del block notes erano già nel disco. Che vuol dire? I dati del block notes erano già nel disco.
Non lo so, Giorgio, ma sicuramente ce l'hai qualche virus se tu sto coso, sto blocco, Sbraga. sbraga. Cioè, salvate quello che te puoi salvare, è formatta. Cioè, hai beccato qualche virus anche perché Avast Premium, insomma. Con quello che ce l'hai con le assicurazioni, se ne compra altre due di moto. L'estate l'asfalto è molto bastardo. Beh, per dire, io lo parcheggio, vabbè, in doppia fila, però su asfalto più vecchio, è più consolidato, è più duro. Quindi, però lo capisco bene che vuol dire quando. Penso, sì. No, no, è sicuramente un virus, Giorgio. Però consiglio mio è formatta. Perché è inutile, magari c'è il rischio che ti va a danneggiare, criptare, rovinare altri file di Windows. Vuol dire che c'hai comunque un Trojan all'interno. Cavi, una domanda, devo cambiare casa, cosa prendi? Cavi Ethernet CAT6? Sì. Cat 6 emo ti dirà. Sì, Sì, vabbè, prendi i CAT6 che tanto comunque se vuoi stare più avanti metti pure i CAT7. Proprio così a sentisse male. Ciao PC Component, ben arrivato. Oggi abbiamo un bel PC da montare comunque, non so se sapete. Allora, c'ho una news da cavalli. Siamo solo 108, mi dispiace condividerla solo con 108. Puoi farla vedere all'altra momo cambio gamba. Allora, Cavalli ci dà questa notizia, ragazzi. Eccola, eccola, eccola. Sta per sbucare. Scusate il telefono, è quello che c'è. Un applauso al Cavalli che ormai abbiamo l'insider all'interno È e come con se fai entrare un Fiorentini all'Apple a fare progettista, cioè la stessa l'abbiamo cosa. fatto entrare ragazzi, adesso tutti quelli della community, tutti i fingeronati riceveranno l'upgrade della fibra a 2 giga e Mamma mia, Cavalli, mezzo. ti do Cazzo, cazzo. un'altra news, Cavalli sarà qua mercoledì, quindi lo bombardiamo di domande su Mamma questa cosa. mia, si fanno snocciola tutti i dati, tutte Ma scusa, cose. quando attacchi? Puoi venire mercoledì, non è che magari hai già Grazie attaccato. Fabio, grazie Fabio Sermà, grazie, grazie mille. Ciao Mamma mia, comunque Rossettone. l'abbiamo piazzati uno da Open Fiber e uno a Fibercop. Ragazzi, stiamo a prendere tutto. Seguiamo Roma, abbiamo se Roma. Ciao, torno dopo mesi, grazie a voi con un radiatore da 360, nuovo PC sarà da 480. E dai, è sempre di più. Il prossimo ancora Grosso. 5,90. Mi mettiamo ancora più. 6,20. Secondo voi devo aver paura che entri nella rete? No, Giorgio, però formatta il PC. Non entra nella rete perché la Madosca. Chi è beccato? Tacchi a settembre, va bene. Vabbè, oh, attacchi a settembre fra un mese, eh? Cavalli, non è che stiamo a parlare. Quindi, Cavalli, quando me Guarda, copri? manco è entrato, già sta nel muro, Allora, le vedrai. domande, ragazzi, o su Discord Angolo Connessioni o quando Cavalli sarà presente qui Tanto già mi su immagino le Twitch. cose che loro ce l'hanno, no? I loro software, le cose che gli altri non possono vedere, lui Sì, invece sì, le può sì. vedere, però farà un po' il prezzo e dirà, no, live ragazzi, posso venire, scrivere Sì, Discord, Si ovviamente. creerà l'account Fibercop Sì. Special e dirà, non sai chi sono, però sarai coperto il Sì, giorno è vero. tot alle ore tot. Vero, è vero, è vero. Quindi, raga, su Twitch, se non avete ancora followato, andateci a mettere il followetto perché la prossima live, magari che c'è il Cavalli, gli potete fare tutte le domande Già riguardanti che le al. facevano prima, figurate mo. Riguardanti la. Le fibre, perché comunque sia, entrerà. Abbiamo l'insider, che spettacolo all'interno, cavà. Grande. Quindi potremmo dire che Cavalli diventa automaticamente antagonista di Civita. Probabilmente sì, ma collaboreranno come dei migliori film, quelli dove si devono unire le due menti. Attenzione, meno a tutti, 5,49, imbriachete. Grazie. Non ci abbiamo il caffè, cazzarola. Imbriacate, Macchese, che vuol dire Macchese? Oh, grande Aruma Sedi, buon venerdì, Grazie. soliti, i suoi caffettini, tutti ci offrono il caffè e noi non c'è il caffè. Non ci abbiamo il Però caffè. comunque il caffè mancante dopo pranzo è brutto. Mamma mia. La sto a sentire tutta. Grande cavallone. Grande. Sì, è Rossi, abbiamo l'insider ormai, eh. Ci abbiamo tutti. Possiamo fare controlli incrociati, intercettamenti, intercettazioni telefoniche, possiamo stendere i cavi, progettare i cavi anche e poi stenderli. Scegliere quale mettere dei. Ormai il controllo è totale. L'MI6 ci chiamano ormai, eh? Oggi niente caffè gioia andrà. Mamma mia, che poi quando l'hai ordinato sto caffè? Mercoledì, quando mi sono Mercoledì. reso conto che mancava. Mercoledì, oggi è venerdì, ancora non è arrivato. Poi mercoledì mattina, Mercoledì mattina, quindi. capito? Oggi è venerdì pomeriggio, ancora non è arrivato. Però arriva con SDA, SDA ancora non è passato. Che vogliamo fare, Potrebbe. Pensa se arriva adesso. eh? Sto aspettando. Ah, adesso proprio apri, sbusti. L'odore del Ne caffè, eh? facciamo due. Ne facciamo due subito. Sicuramente vedrà pure da Open Fiber, visto che i progetti sono tutti in outsourcing. Mamma mia. Giorno a tutti, mi sono ancora a riprendere la live con l'ingegnere. Lo so, è tosta, È tosta, quella non è per tutti, eh.
Io lo so che devo inviare una mail con preventivo, ma con 650-700 un PC gaming no. Ah, senza GPU, allora si può fare. Perché c'è una X570. Se può fare, beh, Sì, ce la attuale fai. c'hai in FX 8350 e ho detto tutto esattamente. Giuseppe, hai detto tutto. Comunque, sì, mandaci una mail, però si può fare Grande assolutamente. Goril, sì, abbiamo risolto, o meglio, ha risolto, però vabbè, è stata un'occasione per fare una visita dei parenti. Sì, potete fare anche PC che vanno a video senza scheda video? Sì, Giovanni, dipende dal processore che si mette. Se si mette un processore, allora AMD no. Se metti un processore Intel, ci sono le versioni che hanno il video integrato. Allora, cavalli, confermo. Allora, la live di Civita col mercoledì è stata piuttosto da gestire per me di un... Cioè, se mi dici di fare una live con Civita di quel tipo, oppure ti vuoi fare 4 ore di shitterie su Amazon, non saprei effettivamente cosa rispondere. Perché comunque Civita quando parte... Poi ha Alessio, preso a fare i disegnini, guarda, lo so, ho perché visto i poi disegnini. non ti capi... L'ho Si visto, l'ho rende conto visto. e tu non lo capisci, allora lui cerca di semplificare, Sì, ma ma nel non. Lo semplificare si incarta. so perché è quello il problema di Civita. Non riesce a seguire una linea retta nelle sue spiegazioni. Infatti, Alessio la sintetizza così. Me la sono recuperata pure alla live con Civita, non si capisce in caso. Cioè, più o meno va in quadri. Perché Luca in realtà è così, ragazzo. Dovete prendere le pillole e voi dovete ricostruire. Cioè, capito? Lui non ti dice da 1 a 10 in fila, lui ti fa 1, 7, 4, 9, tu devi ricostruire, il tuo cervello devi ricostruire. E poi parlate modo e mezzo. Ragazzi, lo so, ragazzi, secondo me è meglio una 2080 Ti e una 3060 Ti. A mio parere una 2080 Ti, solo perché è una Ti, quindi c'ha più giga di RAM. No, non è vero, non c'ha più giga di RAM, ce Pure n'ha la 11, con l'altra ce 3060. n'ha 12. No, no, Però no, comunque la 2080 è la meglio. 2080 Ti, secondo me, sprigiona più potenza della 3060 Ti. Anche se poi la 3060 c'è la percezione di avere una cosa più recente, il discorso ray tracing 2.0 Ah, poi DLSS giusto, c'è una 2.0. cosa che non è passata molto in osservata civile, è contro il fingerone. Vabbè, si è visto infatti. No, infatti è la Io stessa. ho dovuto pure l'insocket in sottotempo processore e mi sa che forse devi diventare a favore del No, poi noi fingerone. diciamo sempre fingerone a prova di one C'è proprio lo e... slogan, no? No, Fingerone a prova di ollone. è a prova di qualsiasi cosa, eppure cioè, se riesci col fingerone a far uscire la pasta termica sul socket vuol dire che Vuol non... dire che c'hai talento, eh? Vuol dire che c'hai un gran È talento. difficile veramente. Se no, non mi dire così senza caffè, mi si lo so. Che te devo dire? Stavo senza caffè. Mo A se. molti è piaciuta quella live, poi sono in pochi quelli che hanno scritto, però quei pochi che scrivevano continuavano, continuavano, continuavano. Alla fine ha tenuto la media di 75-80 No, col persone. guanto non si può mettere. Finché non ha No, autorizzato previo guanto, col guanto non si può mettere, raga. Col guanto ci può fare quello che te no. pare. Invece vorrei fare una cosa carina stasera, perché l'ho detto nella live del Civita, ma è stato per pochi. Praticamente, ragazzi, non so se, vabbè, se tutti lo sapete, probabilmente minima parte. Sabato scorso mi sono entrati dentro casa, o meglio, sono entrati nel mio terreno di notte. Questa cosa è stata registrata, quindi vorrei parlarne con voi stasera e vorrei anche farvi vedere i video che sono stati registrati dalle mie telecamere di sicurezza di questa cosa. Vi dico solo che quando ho pizzicato il tizio, perché non è che l'ho visto solo passare, quando sono uscito e l'ho pizzicato, io stavo in mutande. Ma si vedrà pure questo sul video. Sto pensando se farlo Io mi vedere o no. dissocio da questa cosa. Sto pensando se farlo vedere o no. Dipende da quanti rinnovi di sub ci sono. Sì. Ah, quindi fai vedere il nudo? Mettile su Non è. Hot Tub stasera. Ma sta mutande! E Ma sono dai! uscito, stavo in mutande. Io sono andato e stavo anche scalzo. Io sono uscito per prendere l'accappatoio e mi sono trovato il personaggio N lì. Perché era N, tra l'altro. Vestito di N. Però certo, c'è un pubblico prettamente maschile, Ho specialmente su capito, raga. E se Twitch, eh. volete ci metto il pallino quello là che. Oscura. No, quello che fa allarga, no? Così non si capisce. Sì, Vabbè, se se non spa. volete vedere non lo faccio, Dai, vabbè. rendite diventato 2082, 37 La corrispondente. maglietta ce l'avevo, Ferentì. E mutande pure. E non Ah, c'avevi la c'avevo. La maglietta. maglietta ce Allora stai in mutande, capirai. Poi devi mutande tu, sei calzoncini dei l'avevo. mondiali. Perché Appunto, lui c'ha i boxer, quelli che se mi metto io possono andare a giocare a calcetto. Sono proprio pantaloncini, appunto, appunto. Sì, insomma. infatti pensa che il mio si mette per dormire. E ci credo, sono calzoncini. Non so come fai a metterti, è come non averci niente, cioè, E quando mi metti appunto, è quei cosi. No, è comodo. scomodissimo. Non c'è un sostegno, non Perché c'è no, c'è uno niente. sguiscio continuo È che c'è uno mobile. sguiscio, poi cavalli le gambe un attimo, ecco là che senti. Acciaccalava, sapevo che andava a finire Ma così. no, ma vuoi mettere invece lasciare. Tu non lo devi costringere, devi lasciarlo libero di muoversi liberamente. Sì, ho capito, ma non puoi manco fare che poi per sistemarlo fai come diceva Teo Mammucari. Ma Io ho non lo visto il sistemi God perché no, Totti. non lo puoi. La saccoccia in tasca, cercate di spostarlo. Fammi cercare i spicci. Aspetta, che è questo? Ah no, questo è il mezzo sacco. Ma dai, su. Ammetti una mutanda che sta a sostegno, no? Comunque, ringraziamo Goril per questo splendido Montepolizzo. Queste sono le boccette mignonne che ha portato per quei due infamoni di Ma se ne Tizio e aprimo, Alessio. No, no. potrei aprirla e No, buttarla. dopo così. No, perché poi se ne soffende.
Bravo, bravo Pollina, sono proprio fra i discorsi con bravo Benny. Allora, comunque, vabbè, mi dissocio dalla libertà. Puoi notare che Pollina non ha scritto fino adesso, ma c'era, chiami l'argomento che a lui interessa. Comunque è tremendo, eh? Sì, Appena sì. sente una parolina che gli piace, lui Ah, s'accende. perché Pollina comunque è così, eh. Vedremo tutto stasera, Forgets. No, non ha fatto danni. Allora, dobbiamo iniziare a montare questo computer. Che è di un ragazzo e comunque sia. Tozza senza caffè. Se, aspetta, guarda, sto fa una fatica, sto beve l'acqua, faccio finta che è caffè. No, sto pensando a andarli a più a due, su Cima Via, perché quel bar dopo Ne Mario, quello che faceva angolo, che era più che decente, ha pure chiuso. Cioè, Ah. sta proprio affitta, sì. Ah, che buffo. È Macello, Mario, divertente. sta a far chiudere tutti, oh. No, ma non è Mario, ecco, dovresti andare dall'altra parte della Tiburtina. Ma che ci frega? Tanto te non fai niente, quindi. Tanto ci sto che te cambia. Però a quest'ora vanno a più a due caffè sotto al sole, penso, e manco se me dai 20 euro. Cioè. Mamma mia, 40 gradi fuori. Te do la macchina se vuoi andare a parlare con pensare a una pasta termica Arctic l'MX5 l'ho provata, in realtà non è male. No, Buder, è passato dalla mia proprietà e non c'ho giardini grattati a niente io. Per vendere sto PC a 1500, a parte non è 1500, sì, vuol dire la 3080, no, assolutamente no, No, Xavier. se tu stai attento, Xavier, leggi, c'è scritto che la scheda video l'ha portata il cliente, quindi Ma sarebbe stata guarda, venduta a anche col zero. prezzo normale sarebbe stato infattibile, improponibile, impossibile fare una configurazione del genere. Anche se la 3080 tu ad oggi la pagassi 800 euro, cioè stai proprio risicatissimo, ma è impossibile. 800 ci compri una 1660, una 3060 di oggi. 1800 puoi trovare. Marco, bei portatili da gaming o da lavoro comunque, portatili, però delle MSI. Comincio a dare qualcosa. Sì. Andiamo a montare un 11 e 7K. Il caffè Borghetti, sì. Però, allora, puoi vedere Marco sul nostro sito, c'è vai sul nostro sito, c'è una sezione chiamata Notebook MSI ordinabili. Se ci clicchi ti apre il PDF che MSI aggiorna ogni mese e ci sono specifiche del modello e il prezzo. Dai un'occhiata lì, se individui uno, due, tre modelli che possono fare a caso tuo, magari ci contatti e ti diciamo se sono disponibili dal distributore. Se sono disponibili ci mandi un acconto o ci fai un pagamento se lo dobbiamo spedire del totale, te lo facciamo spedire, o ce lo facciamo arrivare e te lo vieni a prendere qua in un paio di giorni se è disponibile dal distributore. Poi tenete conto che raga, adesso agosto non sono arrivate email, i fornitori chiudono tutti prima quest'anno, perché sta lavorando nessuno, chiudono tutti tipo per tre. Cioè proprio che fanno proprio ciao, grazie, arrivederci. Il Fingrone era meglio con l'MX4 o l'MX5? Secondo me tra le due l'MX5, però conviene sempre, cioè rimane sempre comunque sia la Silver 5 quella più indicata. A me invece la MX5 mi piace tanto, sai? Sì, È proprio vabbè, morbida, è più morbida, morbida. morbida, morbida. Ciao, ma sta cosa Faccio che. ancora meno fatica. La storia che New World distrugge le RTX 3090? Non lo so, Marchitelos, perché in realtà non l'ho proprio provato. In realtà io non l'ho neanche visto. So solo che New World dovrebbe essere il nuovo titolo, quello fatto da Amazon. Se non ricordo male. Ciao, Silchetto. Ciao, ragazzi, secondo voi la curva sta risalendo delle schede madri? No, secondo me no. Mantengono sempre più o meno lo stesso range di prezzo. Che programma mi potete consigliare per editare video gratis? Non te lo so dire, Aquila. Gratis nessuno, Aquila. Non lo so, Marchitele, se in che senso distrugge? Nel senso che la mette alla frusta, che la fa lavorare tantissimo? Comunque, il PC di oggi è veramente un bel PC. Antec High Current Gamer da 8,50, full modular, 80 Plus Gold, 32 GB di RAM, Corsair Vengeance Pro, due kit da 16 GB a 3600 MHz di frequenza. 980 Pro da 1 TB, eccolo qua, 980 Pro da 1 TB Gen 4 con un 11,7K dissipato da un dissipatore da 240 RGB, la versione quella dell'Arctic versione RGB, montato tutto su una Z 590 Pro Wi-Fi. Questa lui gli ho fatto vedere. Ciao Rigo, grande Rigo. Grande Un Rigo. sudatissimo sudatissimo che sì. Fa bruciare 3090, ma meno male che non lo uso. Ciao Spizzolo! Tanto tu non ce l'hai 3090. Puoi stare tranquillo, stai, se rompe solo la 3090. Ah, meno male, Johnny, meno male.
Una 20-80 di Juventus a 5-80 conviene prenderla, secondo me sì, Ciccio. Io ho preso... Sì, no, prendere la 30-60-800. No, no, se è usata tocca vedere quanto è da chi, eh. Certo. Il prezzo suo, secondo me. Certo. Va bene, Marco. MX5 è più da performance, ma è più collosa da applicare. Sì, però alla fine stiamo parlando di un grado, non stiamo parlando di tantissima... Anche meno in alcuni casi, sì. Tra la pasta del megalotto. Allora, comunque, che ore sono? Le 3, sono le 3, a che ora abbiamo iniziato? Alle 2 e mezza. Porca trota, mezz'ora abbiamo buttato. Chi le paga sta mezz'ora, non ce l'hai più nelle tue corde l'assemblaggio? No, è che l'altra volta mi sono sbrigato troppo, ho finito con un'ora d'anticipo. Sei starato. Paghi? Non esistono schede madri attualmente che montano DDR5. Dobbiamo aspettare... dopo l'estate che esce la serie 12 di Intel, che ho visto un piccolo leaks della serie, già fatto della serie 12, l'i9 della dodicesima generazione sui bench sembra che batte anche il 5950X da AMD. E mi sa che c'è una bella potenza, sarebbe pure quasi ora, ma sì. Ma guarda, ti dico, tu dici 1500 e nemmeno un i9, ma ormai ragazzi non è così scontato. Allora vi dico, questa persona a me mi ha fatto molto piacere ieri parlarci, perché lui è un nostro cliente da anni, infatti ci ha riportato un PC e ne ha preso un altro. Comunque c'aveva un 8700K e una 1080 Ti, quindi comunque non è che stava messo male, però ha detto io gioco in 4K, io c'ho un monitor 4K, quindi di conseguenza mi ha detto proprio, ma che dici, lo faccio lo sforzo di prendere lo C9? Dice, io gioco solamente. Ho detto, guarda, l'11 7K, che è un 8 core 16 thread, ho detto, ma t'abbasta e t'avanza per giocare. Effettivamente è così. Poi magari con 100 euro in più avresti preso pure l'I9, ma con 100 euro in più potevi prendere pure 64 GB. Ma vabbè, 64 no, poteva prendere una scheda madre Lina Gaming. Quando l'ha poi vista... 30... Poi ragazzi, non ve fermate su... sui pezzi che leggete, c'è pure il contorno, c'è un dissiatore a liquido dell'Arctic, sì. E c'ha un 980 Pro che è Gen 4, non è che questo è questo, regalano, questo infatti questo è tanta roba, cioè ragazzi. Sul prezzo in Cile, e poi non c'ha 16 giga di RAM, c'è una 32, sì. Alla fine 100 qua, 100 là, 100 là, e quelli sono i soldi dell'I9. Rentatore che è 750, secondo me sì, ci riesce Enzo. Certo, io pure lo faccio con 7. Ce la fa, sta un po' non al limite, no, però non al limite, però stai. Allora, mettiamola così, in realtà ce la faresti pure con 6,50. Il problema qual è? Che ce l'hai un po' strippato, cioè se per esempio c'hai un alimentatore che ha il controllo attivo sulla ventola, cosa che hanno tutti gli alimentatori, tutti i gold adesso e anche alcuni bronze. C'hanno una cosa che sono praticamente fanless fino al, fai conto, 80-70% del carico. Va da sé che su un 650 l'80% del carico è diverso rispetto all'80% del carico che hai su un 850. Ok, quindi che ne so, un 850 riesce a erogarti 600 watt con la ventola spenta, un 650 se ne erogherà 500 con la ventola spenta. Quindi tu c'hai sempre la ventola accesa, per esempio. Sono queste piccolezze alla fine che fanno la differenza. Si scalderà di più l'alimentatore, è normale. Poi non vuol dire che non ce la fa. No, ce la fa. Guarda, io ti consiglierei, Angelo, di andare sempre sulla serie nuova. No, 5 e 6 tutta la vita. Mi dà l'idea proprio di un processore che... qualità prezzo 5 e 6? No, è proprio stacca la serie 3000 dal 5 e 6, tipo la differenza. Infatti, se ci fai caso, non hanno fatto il 5 e 7. Cioè il 5.7 non è mai stato fatto. No, la serie 4000 è stata prodotta anche, ma non è mai uscita, cioè lanciata come si deve. Quindi hanno saltato, sono passati dalla 3 alla 5. In realtà c'è pure la 4, era un'ottima serie secondo me quella da AMD, però non è stata spinta. Adesso ormai no, è già superata. Allora questa che la mettiamo qua in più. Che scheda video ha? Una 3080 Zodac. Ce l'ha portata lui. Lui la vedrà pure questa live. Ah sì? Sì, perché c'è? Lui non penso ci sia in questo momento, perché ho detto forse lo facciamo in live, ma non ero certo, o comunque per il lavoro magari. Poi ricordiamoci, settimana prossima dobbiamo fare forza lui, perché agosto viene. Sì. Cioè, alla fine noi facciamo quando c'è il buco, alla fine il buco non c'è stato. Possiamo fare martedì. Facciamo martedì, sì. Quello lui dovrebbe venire il 3 agosto, tipo. Che poi è martedì.
3 Augusto e Martin. Non questo, sì, però non questo. Non questo, lo dopo ancora. 980 Pro, eccolo qua. Lo slot Gen 4. Che poi noi questa settimana è quella del vaccino, ma sì, la questione live com'è? La questione live, noi faremo la live, la faremo non martedì, ma mercoledì. Perché pure mese fa l'abbiamo fatta mercoledì, no? Abbiamo spostato quella del martedì, che tu non ci sei, al sì, mercoledì che sta qua. Allora, ricordi logica, Cavalli, se sei in linea, se tu sei disponibile, dovremmo fare la live del mercoledì, dovremmo farla martedì, a onore del vero. Come fai? Tu non ci stai proprio. Ah, martedì io dovresti fare giovedì. Tu ricordami di ridirmeli questi turni prima che avvenga. Mamma mia. Sì, è da vedere un attimino come... Vabbè, ci dobbiamo un attimino... Dovremmo farla giovedì, vabbè, poi mi sento col Cavalli. Modulare, sì. Lo so, purtroppo un po' l'estate, un po' il vaccino, un po' questi impicci qua hanno modificato. Sì. Si modificano un po'. No, la serie 4 è uscita anche per i PC desktop, in realtà, di AMD, che però poi non ha mai preso piede. Sì, però... perché è solo IEM, no? Lo trovi sui PC shitterini. No, lo potevi anche comprare, come lo trovi in America a comprare un processore? No, ma c'era il 4750 sì, giga, ma era la paura. Non l'hanno mai boxato. È ora era acquistabile, sì. L'ha già messo come Alexa, ma si ricorda la mazza. Manco mi ricordo. Alexa, imposta un promemoria per lunedì. Ricordati che domani hai il giorno libero. No, domani. Vabbè, Alexa. Ma se tu non capisci. Alexa, volume 10. Alexa, imposta un promemoria per lunedì 20, che giorno è però? Un promemoria per cosa? Aspetta un attimo, non ha capito manco il giorno, che cazzo vuoi mettere? Non gli hai detto. È molto, lo dico, 26. No? Cancella. Sto cancellando. Va bene. Alexa, imposta un promemoria per lunedì 26 luglio 2021 alle ore 17. Un promemoria per cosa? Ricordati che domani non lavori. Ok, te lo ricorderò domani alle 5 di del pomeriggio. Hai capito un cazzo? Te lo ricorderò domani. Alexa, quali sono i miei promemoria? Ecco i prossimi due promemoria. Non lavori, domani alle 5 del pomeriggio. Ricordati che domani non devi domani aprire. Giovedì alle 5.30 del pomeriggio. Capito, perché se la... Oh, gli hai specificato date e ora? È inutile, Alexa, sei inutile. Saffir. Buongiorno, ho comprato la tua 3090 Inno 3D. Arriva anche a 81 gradi sotto test e fa un casino assurdo. Cosa consigli fare? Fai comprare Inno 3D? Perché hai comprato Inno 3D? Lo diciamo sempre. Lo diciamo sempre. Se non Inno 3D, no, Inno 3D allora è un brand un po' più economy, quindi lavora un po' meno sul discorso dissipazione. 81 gradi non sono tantissimi. Il problema del rumore, però, non ci puoi fare nulla. Non esistono, cioè, o anche se esistono, non conviene acquistare dissipatori per ventola per schiata video aftermarket. Quindi di conseguenza te la devi tenere così. Devi aspettare l'inverno. Devi aspettare. È un suggerimento effettivamente. Che cosa devo fare? Aspettare l'inverno. E poi te faccio per i fan di Game of Thrones. L'inverno sta arrivando. Tutte le volte, capito? Allora, togliamo tutto da qua. Intanto abbiamo montato processore, SSD e RAM. Voi manco me ne siete accorti. Ma vorresti preparare il monoblocco? Certo. Quindi ti do questo favoloso Arctic Freezer 240 ARGB. Vabbè, era un regalo che dovevo fare, l'ho presa e ora mica posso mandarla indietro. Ah, ok. Ah, era un regalo che dovevo fare, c'ha ragione, sì, che infatti ho detto purtroppo non si può fare niente. Anche perché poi nei periodi remoti non si trovava manco una scheda, avevo trovata una. Vendila e compra un'altra. No, non ti conviene, dai. Niente, dai, purtroppo arrivano un po'. Allora, che suggerimento gli dai? Tappa le orecchie, scusa. Ma non essere carino, aggressivo. Ma non no, è carino. Ma cosa? Gli hai detto aspetta l'inverno. E che te devo dire? Ormai non è che poi non è che te posso di comprare un dissipatore. Non ci stanno dissipatori da comprare. Lo so, no? Ma lui mi serve una bustina. Lui è quello che vorrebbe sentirsi dire. No. Che se mangia? Niente, che se mangia? Rispondete sopra a chi? Ragazzi, secondo voi con questa risalita dei contagi in tutto il mondo, specialmente in Cina, pensate ci siano ripercussioni invernali? No, penso di no, Paviglion.
No, penso che ormai il mondo è pronto No, ormai a sei subire abituato. un'altra ondata. Si è abituato, adeguato all'andazzo convivendo con il discorso contagi, chiusure e aperture. Quindi di conseguenza ormai hanno trovato anche gli escamotaggi. E poi c'è pure da dire che ormai, mo, ondata o non ondata, impennamento o meno dei contagi, comunque sia, siamo premuniti per continuare a lavorare ormai. Cioè, quindi si è sempre meno propensi alle chiusure troppo restrittive. Quindi non penso che sta cosa Ma perché vada. lo Stato ha capito che non ha soldi. Lo Stato ormai a forza di chiudere per fare i belli c'ha prima lira. Vabbè, per fare il PC consiglio di aspettare la 12. Dipende se puoi aspettare, perché no? Certo, quando uno aspetta è normale che prendi sempre la cosa più recente. Certo, se uno aspetta e dice mi serve il PC, ma aspetto, è capace che poi dopo aspetti, diciamo, in vano. Quanto l'ha pagata la 380 non lo sappiamo perché ce l'ha portata lui. Questo non lo so, non è che gliel'ho chiesto. Guarda Sebastiano come ha scritto Airflow. Come ha scritto? Sì, che potrebbe essere anche un cattivo e così proprio Airflow, come te l'ho detto. Irf. Beh, sicuramente se è stata messa quella 3090 in un case che diciamo è un po' sottodimensionato, ovviamente anche quello incide. Dopo aver ammortizzato la spesa del PC nuovo, ora sono ufficialmente a caccia della PS5. Capirai? Beh, oddio, io non so com'è il mondo console, però credo che da quando si sono iniziate a ritrovare le schede video, forse adesso si ritrovano anche le Questo non te lo so PS5. proprio di. Pensate che ci abbiamo avuto un periodo da consolari, Sì. No, neanche troppo breve. vabbè, ma prima è Ti prima. schifa un po' questa cosa? No, perché non sono contrario al mondo console, è che prima c'aveva più senso. E potevi Per quale modificare, motivo? perché potevi modificare. Mazza, sei così spiccio. Oggi sei proprio in modalità terra-terra, Così bisogna eh? essere, Ground, perché. ground, Sì, eh? ground, Proprio ground. così, eh? Sì. Lo so, bisogna arrivare a diretti, cioè che te Dai. lo dico, no, perché una volta la cultura di ma che cazzo, se potevamo modificare, risparmiamo sui giochi, attaccavo al disco esterno, scaricavo la ISO e ci giocavo. Era questa la comunità. E il PC comunque non esistevano tutti questi grandi giochi, te posso dire, Non per esistevano i giochi gratis, PC. perché No, 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 all'epoca. non è tanto per i giochi gratis, è che esistevano No, pure è per quello. PC. Però te dico, FIFA, se volevi giocare, devi giocare per forza sulla console. Per forza. Perché quando usciva, che cavolo ne so, FIFA 10, FIFA 11. Sul PC lo dovevano rifare da capo, non veniva portato e quindi non era lo stesso gioco. E senza contare che ci metteva quasi un anno dopo a uscire su PC. Se tu volevi giocare subito a FIFA appena uscito, se giocavi col joystick, il joystick non si, quelli dell'Xbox per dire non si potevano connettere al PC. Cioè, sono arrivate tutte cose che sono arrivate dopo. Quindi hanno cominciato un po' a fondersi le due cose. Ma in realtà all'epoca non era neanche così spinto il mondo online 10 anni fa, quindi ti ricordi, no? C'erano i titoli che si facevano online, però c'erano una gran parte dei titoli che tu facevi offline. Sì, Cioè vabbè, c'erano ma i è classici giochi AAA che erano offline e vero. basta. Ma poi prima c'erano dei giochi, ti ho detto che nel PC non. Tipo io ho giocato a God of War, Gears of War, i vari se i stessi giochi, vabbè, sportivi, tutti quanti. Cioè, alla fine su PC pure GTA, volevi giocare a GTA, senti, GTA per PC, GTA 5, ci ricordavo che è uscito un anno e mezzo dopo l'uscita sulle console, un anno e mezzo dopo. Cioè, anche Red Dead Redemption 2 è uscito quasi un anno dopo su PlayStation 4, ma sul PC, cioè su PC era uscito subito su PlayStation 4. Sì, Gian Maria. Manca la seconda, ma la prossima settimana ce la facciamo tutti e due. I giochi di calcio e PC fanno cagare. Ah, adesso sono uguali. No, no, adesso sono uguali, Pavdar. Sono proprio uguali, cioè identici. Quindi adesso tu ti puoi permettere di connettere un PC a una televisione, anche perché sei andato avanti pure sotto questo punto di vista, perché non c'è più il cavo VGA come c'era 10 anni fa, se usa. Cioè 10 anni fa c'era pure l'HDMI, Però comunque ad oggi la TV c'ha l'HDMI, una volta magari. Chissà, sarebbe interessante vedere se negli anni l'utenza console rispetto a quella PC è aumentata o diminuita. Per me è diminuita. La vendita di console e l'utilizzo della console negli anni è aumentato, però è aumentato tanto anche quello del PC. Bisogna vedere, io ti dicevo, il rapporto tra i due. Vai. Cioè, quante persone avevano doppia cosa o comunque adesso hanno solo PC o solo console Io, rispetto a prima. dalla mia, cioè, la mia percezione è che una volta il mondo console, dal mondo PC erano molto diversi. Adesso addirittura stanno Adesso i cross platform. si sono quasi fuse.
E quindi alla fine la console stessa è andata alla ricerca della connettività per giocare online. È un PC in miniatura, esattamente. Quindi alla fine poi che lavora su una piattaforma proprietaria, che c'ha un hardware comunque proprietario e quindi comunque limitato a quegli anni, quindi più o meno 3, 4, 5 anni di copertura e basta. Cioè è un PC da gaming bello e pronto, che c'ha un costo un po' inferiore, ma c'ha anche delle limitazioni perché non può essere utilizzato come un PC. Cavalli dice: che ne pensiamo di eFootball? Tu lo conosci? Che cos'è eFootball? È gratuito. Non conosco. Stefano, quando riporti l'Euro Gaming, vorrei vedere il gioco di calcio che avevi detto. Ancora non ce l'ho. Quello è vecchissimo. Era dell'Amiga 60, dell'Amiga 64. Allora. Per me ci sono più quelli che usano più il PC e poi prendono anche le console per le esclusive delle rispettive console. No, secondo me no. Ormai non ci sono più tutte queste esclusive. Io la cosa che noto è che ci sono diversi clienti nostri che magari erano infognati con la console e alla fine, nel momento in cui poi provano il PC, diventano utenti PC. Secondo me l'utente appassionato per console non lo so quanto possa essere. La console secondo me si divide in due utilizzatori. Uno sono i wannabe. Cioè? Vorrei il PC, ma non ci arrivo con i soldi. Dai, però ammazza, oggi stai proprio cattivo. Vuoi giocare, tu vuoi solo... E l'altro sono quelli che... C'ho mia moglie a casa che mi stressa, c'ho il pupo e quando dorme io la sera a una certa ora mi butto sul divano e mi faccio le mie partite a FIFA, perché la maggior parte delle persone compra la console solo per giocare a un titolo, perché è così, lo compra la console e compra FIFA. Tu infatti quando si vendono, facci caso, i titoli che vendono te vendono FIFA da 15 anni. Nome, si chiamerà eFootball, è stato gratuito per la cross platform online. È vero, eFootball, sì è vero, già ce l'ho. E io ci gioco già da 2 anni a eFootball, perché ho giocato dal 2020. Sono passato da FIFA nel corso dell'anno. Ma da FIFA? No, si paga. Poi non lo so questo come sarà, però ti dico, io poi ho comprato 2021 l'espansione grande Cucciardone. Cucciardi, grazie Cucciardi. L'espansione di PES. Diciamo anche il caffè. Cucciardi. Costava 15 euro. Perché non hanno potuto aggiornare niente, non hanno rifatto niente se non aggiornare le rose, quindi te l'hanno fatto pagare dal 2020 al 2021, hanno chiamato Season Update e costava 15 euro, l'ho presa e l'ho scaricata. Poi boh, non lo so perché è parecchio che non gioco. Io tra quelli senza bambini però, lo so, è così. Ma la scheda te la tocco, la curva del vento le fa queste tempo più o meno, cioè secondo me... da paura. A me calcola che Warzone... Se non tocco la curva delle ventole, se la lascio in default e si autogestisce, ma arriva a 77 gradi. PES o FIFA? Non c'è una risposta. Comunque vado a fingeronare. Grande Cucciardone, grazie. Vado. Ah no, io poi ho usato la Silver 5. Cavolo, loro ti davano, è vero, ti davano anche la MX5. Ma ormai ci ho messo la Silver 5. E non penso che sei schifi, eh. È abitudine, ciao qua. Abitudine, ciao qua. Va bene. Perché no? Va bene, diciamo che è il suo. Anzi, ti posso dire che la X570, che viene vista come il chipset di riferimento per i processori AMD, secondo me è diventata in maniera un po' anche un po' prematura vecchia come tipo di chipset rispetto al B550 che è uscito dopo e ha dimostrato comunque di avere un ottimo sostegno. Quindi a meno che non fa una configurazione ultra spinta, cioè che la scheda di fascia 570 lo dovrebbero aggiornare un pochettino. Lo dovrebbero aggiornare, dovrebbero fare il 580, l'X580 come lo vuoi chiamare. O l'X670, insomma, dovrebbero aggiornarlo perché in realtà il 570 ad oggi con la serie 5000 è uscito talmente prima l'X570, cioè rispetto al B550, che sembra che c'è una cosa vecchia. E infatti lato compatibilità con alcune cose, paradossalmente va aggiornato più il BIOS a una X570 per fargli leggere i processori di Ryzen 5000 piuttosto che su. Vabbè, ma perché è uscita dopo, ma è comunque di fascia più bassa. Sì, ed è più bassa, però se l'aspetto è fare una configurazione come questa, io perché ho consigliato sta scheda madre al cliente? Perché lui ha visto l'altra, era più carina esteticamente. Metto, quanta è la differenza di prezzo? 110 euro, mi ha detto, sai che c'è, mi tengo questa. L'ho preso le due scatole, gli ho detto, guarda, ti dico, Gen 4 c'ha il Gen 4, poi c'è un PCI solo 16 per e l'altra è già 8. Ok, dice che te cambia, niente, quante schede video metti? Una, allora te basta. E Wi-Fi ce l'ha, c'ha tutto, capito? Sì,
diciamo, gli hai fatto risparmiare correttamente. Se non devi overclockare, se non devi fare, che c'è due USB 3 on board, c'è il Type-C on board, cioè c'è veramente tutto sta scheda, non manca niente. Per fare una configurazione standard, fine, finché non nato, fine, stop. Oh. Quindi la B550 ci sta bene sul 5.8. Sì, poi c'è un discorso che l'AMD comunque ha maggiore scelta di schede mini TX rispetto a Intel. L'hai notata, sì, questa cosa sulla B550? Sì, infatti a casa io ho una mini TX B550. In realtà prima era al contrario, sì. Prima se volevi mini TX AMD era quasi da scartare prima, perché c'erano tre modelli. Invece con le B550 un sacco di produttori si sono sbizzariti. Sì, è vero. Cosa mi consigliate tra un H500 RGB o MB530P? H500. Fermo restando che mi permetterei di dire che non ti consiglierei nessuno dei due, perché secondo me sono dei sdatati entrambi. Però ormai. Se mi dici questi due. Poi se mi dici di scegliere tra questi due, H500 sicuramente. Puoi regalare la fingeronazione su YouTube. No, purtroppo YouTube non hanno capito che se non mettono le cose regalabili la gente poi non lo fa. È vero. Purtroppo non ci sono anni, non ci arrivano purtroppo. È vero. Che ne pensate che molti big del settore hanno aperto sale LAN? Non so quali sono i big del settore che hanno aperto sale LAN. Te posso dire che forse no, uno. Come Bonnie, oh. Che? Non mi salutare perché sono arrivato tardi, no. Ma come no, Bonnie mitico, ma come te saluto? Comunque sei arrivato tardi, Bonnie. Le X570 sono più vecchie delle B550, ma hanno caratteristiche, certo, superiori. Basta pensare alle linee PCIe 4 del sistema chipset piuttosto che 3.1. Sì, no, infatti è vero. Ma infatti noi dal 5.9, 59, 50 non lo metteremmo mai su una B550. Comunque non ti consiglieremmo mai di farlo, però. Sì, fermo restando che si può fare, Sì, assolutamente sì. C'è sta gente che mette su B450, ci montano al 59.50. Sì. Poi se mi ricordo il modello ti mando qualche caffè settimana prossima, che sti scrocconi usufruiscono e non comprano. Che schifo, mi vergogno quello però. Amici, continua a dire così, però quando è venuto qua a caffè, rotella. Vabbè, ma lui due giorni è venuto a fare il signore, scusa. Sì. Lo so, ma tu devi calcolare che c'ha pure l'altro due sul gruppone, perché lo so, il problema è che quando ti muovi con la gang. Poraccio. Poi la B550 è un chipset con distillazione passiva. Avevo sentito che facevano una revisione dell'X570 con dissipatore passivo. L'avevo sentita pure io sta cosa. Sto dissi, mi piace una cifra, ma che gli vuoi dire? No, in effetti siamo molto soddisfatti. Anche se pensa Arctic mi ha contattato la tizia con la ECC, mi fa: ma sei rimasti contenti perché non ti ho più sentito, non mi ha più sentito perché non seguono sui social. No, perché non stava bene. Certo, se vende poco, ormai stiamo lì dosso dell'estate. Non è che capisci. Ah, olandese, ho capito, olandese, mo te rode il culo e che sei riuscito dai europei, ma non è che poi sfogarti con te noi, eh. No, vabbè, ma detto. No. Sì, però oggi è troppo! Troppo! Quando sono io e quando sei te, oggi che c'hai? È il caffè che te manca, no, che ti ha creato questa cosa. Il caffè. No, beh, ci sta. Troppo cattivo, sta, no? Allora, chiamala pure te, chiami l'olandese. No, gli ho detto gentilmente. Tutto bene, non ho più sentito, no. Ma va bruciato che se riesci a rubare. Cioè, io dici così, che ti devi dire? Scusa, Vabbè, comunque. Stava bene, sono bei dissipatori, sia con quelli con le ventole. Sì, no, però ne abbiamo presi tanti, ci stiamo mettendo un po' per smaltirli, facendo meno assemblati. Ah, vabbè, questo non stava bene, domandare, cioè, ma hai fatto un bell'ordine, me ne fai un altro? Questa era la sintesi, ho detto adesso è luglio, cavolo di pezzo. Bravo, capito? No, questo è il monoblocco. Lo facciamo a settembre. Facciamo arrivare qui il DF700? È venerdì, e allora però è lunedì, è rode perché è stanco, perché non si è riposato. È venerdì perché è finita la settimana. Quando lavora, calmo. Martedì, mercoledì, giovedì no, perché fa tante ore, solo il martedì. Mercoledì riposa, martedì allora. Quindi la live per martedì è tutto a posto. Buono. Sta settimana manco c'è la live, martedì. Ci ma faccia la lunga, quindi pensa quanto. Mamma mia! Pensa lunedì quanto gli erode. Lunedì sarà incazzato perché è lunedì. E in più se deve fa pure la lunga martedì. Sì. Pensa quanto gli erode. Non chiamate in negozio lunedì. Non mandate email. No, ma non è vero, no, non mi erode mai a me, non mi erode mai. Però va detto quello che va detto. Scusa. Bella live ieri sera, bella Simo, è vero. Allora, questo mascherina già messa. Vado. Mi appropinco a montare il monoblocco. News su Mini TX stampato in 3D, se ne sta occupando Pollina. L'ho sentito l'altro giorno, ha detto che
ha detto che forse per fine mese è pronto, quindi c'è altri 7 giorni di tempo. Non so se Pollina sarà di parola, ma Pollina è impiegato, è impegnato con, non lo posso dire, con la cangurazione. Sì. Allora, ciao, vorrei cambiare il case di un PC che mi avete fatto voi. Se vengo me lo cambiate, certo, è il Pugliuz. Lì devi calcolare, mediamente, poi dobbiamo vedere, però mediamente costa 50 euro il travaso più il costo del case che scegli. Il case per sceglierlo ti conviene guardare, iniziarlo a guardare sul nostro sito, così ti fai un'idea del prezzo e anche del design. Esatto, poi quando viene ti consigliamo se il case che hai scelto è congruo alla tua configurazione. Voce del verbo congrue. Sì, non mi mettete MiniTX dentro al torque, non mi mettete dissiatore liquido da 360 su case da 44 euro perché non c'è. Bravo, dillo Walter, manca il caffè, vedi? La macchinetta è una macchinetta che abbiamo comprato sempre da... È a cialde. Sì, però a cialde, l'altra volta ne abbiamo comprate una compatibile, ma andavano bene. Comunque quella è S-Caffè. S-Caffè. No. A 6,50 c'è sta? No. Non c'è sta a quel prezzo purtroppo. Che stai a fare? Sto prendendo i cavi da GPU. Stai precablando al contrario. Mi serve, no, no, mi serve quelli da GPU, mi servono prima. Se passo, no, martedì pomeriggio trovi solo a me spizzo. Questo martedì in particolare perché abbiamo cambiato i turni. Dobbiamo cambiare i turni questa settimana. Scherzo, sì. Ci sono le 44 e 38 di cialde di diametro. Non lo sapevo questa cosa. Non lo so. No, è che queste sotto sono fatte in una maniera diversa. Che quelle che avevamo comprato il Borbone non erano compatibili. Sì, senti che domanda, Mario. Ci sono salumerie economiche dalle vostre parti? Che vuol dire salumerie economiche? Se te... Cioè... Se... Allora, ci stanno sicuramente. Il problema è che non hai specificato la qualità. Perché se no ci stanno. Economiche, ha detto? Economiche, c'è, ho capito. C'è pure in Bangla qua dietro. C'è, sta pure piccola Romania, che comunque sia è un... franchising. È un, è un franchising. Merimati questi su PayPal. Ah, mi sono rimasti questi su PayPal. Da ne parla come magna, quindi è giusto. Mi sono rimasti questi su PayPal. Sono rimasti questi su PayPal. E noi vi faccio vedere un'assistenza. grande Samuele. Ma quando ci vai in vacanza, Samuele? C'è stato fino adesso, non si è più visto. Pensavo che aveva cambiato negozio di informatica preferito. Sta sentendo in colpa, PC Express ne basta uno o due? Due. Ah no no, una doppia. Una doppia, sono 2 da 8. Sata, necessiti? Sì. Sì, per forza. Allora basta così. Basta così. Allora questo lo mettiamo così. Attenzione, poi non ha niente caps. Ho un PC molto fabbrica Windows 8. Ho messo il 10. Secondo voi quando dovrò fare un upgrade? Posso stare ancora 6 o 7 mesi con sto PC? E mi suggerite una scheda grafica a buon prezzo. Aspetta, non ho capito. Non abbiamo capito il nesso. Secondo tra Windows voi, 8. Quando dovrò fare un upgrade? Posso stare ancora 6 o 7 mesi con sto PC? Che c'entra il sistema operativo col PC? Allora, vediamo intanto il dissi, tiè. Guarda come ci sta bene, tiè. Raga, che cos'è il boot agent? È l'agente che gestisce il boot. È il ROS che butta.
Oh, montato, guarda come. Che è che non te convinci? Niente, niente. Molto bene. Ordina, quando c'è lei qui la gente riga dritto, non sempre. Ah, mettiamo i cavetti sotto. Audio frontale. Sto lavorando, Samuele, sto lavorando come uno schiavo. C'è una dipendente dai miei genitori in maternità e la sto sostituendo. Attenzione, quindi mi sostituisci maternità. Contratto sostituzione maternità. Ma guarda il Brutto contratto per i perché. genitori, sta nero a umma umma, capito? No, no, gli hanno fatto il Sì, contratto. come no? Bello di papà. Ma sto ristiratore come va? Può andare con un 50x50x? Ci può andare, però in quel caso ti consiglierei il 360. 360. Attenzione, Benny, grazie per il video. Poi faccio vedere la reaction di Oh, Mugo. grande Grazie, Bennone! Benny, non dovevi. Ma i tubi davanti, le RAM non mi piacciono. Se lo giri o non si può. No, allora si potrebbe anche girare, ma io generalmente li faccio scendere da qua, ma siccome l'attacco dei tubi qui arriva proprio diretto da sopra, non va di lato qui, quindi la curva che si va a creare dal momento che i tubi sono troppo lunghi Poi c'è un altro è discorso, la brutta. ventolina DC-VRM va sopra. Sì, eccola. Appunto. Ah, questa qui va per forza così, quindi Se non. tu lo giri. No, non li gira questo. Lui diceva di girare questo che. Ah. Però. No, ma non ci stanno davanti in realtà. Guarda quanto spazio c'è. Il frontale, vedi? Questo è il frontale. Fa sta curva, le RAM sono proprio totalmente scoperte, cioè non gli dà proprio fastidio, vedi? Aiuto familiare, altro che sostituzione, esatto. Che ne pensate di Windows 11? Secondo me è l'ora sua. Allora, ne abbiamo parlato tanto sulla live dove l'abbiamo installato, se vuoi te la puoi recuperare, sia su YouTube che su Twitch, credo. No, non è vero, quella l'ho fatta su YouTube. E abbiamo detto la nostra, ci sembra ben fatto per quello che abbiamo potuto vedere da una beta provata in un'ora. Però, comunque, secondo noi Windows 10 ha bisogno di un po' di svecchiamento. Sì. È consigliabile mettere una ventola aggiuntiva esterna al PC. Che vuol Grazie, ma dire? tu tutte e due fai queste Ma che vuol dire domande. esterna? Allora, esterna se è in portatile, e poi come la metti? Cioè, tu ti stai riferendo alla base, cosiddetta base raffreddante per portatile, o ti stai riferendo a quelle ventoline che si attaccano sull'USB e sono tipo ventilatorini? No, quelle so. Vabbè, io ormai li penso a tutte quando mi fanno una domanda, eh. Tu la metteresti quella? Se stanno i ventolini cinesi, mi dissocio. Infatti. Questo rumore fanno. Sì, e poi spostano. Niente, ti metti avanti, ma fa solo Questo rumore è il quando ti avvicini. tovagliolo. Tu senti e fa. E poi il rumore è. Questo è il movimento che fa il fazzoletto. Ma che fa? Dice dai, soffia, fa cacciare, ragazzo. Almeno. Tanzè, niente. Sono pensionato entrambe, dice Alex. Cos'è che Alex è il pilota vero di aerei? Ma ha smentito Civita su 7-8 concetti di fisica in modo assurdo. Bravo Alex, mi piace. Che Civita c'è un sacco di cose, ma. Ci è pure rimasto male. Civita ha cercato pure di farsi un Che te. amico. Sì, ma ci prova però. Oh, guarda un po'. Ma senti, ma. Ah, dimmi de 3080, Adesso a secco va. A così la vuoi? secco, intanto snocciola de 3080. Io qua sono arrivato già abbattuta, già ho finito, già me ne sto là. Guarda, già sto a staccare. Eh no, Alessandro, in realtà è il contrario. Lui dice, per me a livello di ottimizzazione Windows 11 vincerebbe a mani basse, però negli anni, almeno per quanto riguarda Windows 10, ha raggiunto una stabilità particolare. Invece pensa che il pensiero nostro è proprio il contrario. Che ultimamente si sono un po' incartati, a pensare solo alle cazzate, ma in realtà il sistema operativo ne ha dati di problemi. No, che quando ottimizzi tanto, alla fine il sistema si appesantisce. Poi dopo c'hai la sindrome della coperta troppo corta, perché comunque il sistema quello te può dare, a meno che non lo rivoluzioni. Il sistema, ti posso dire, si è appesantito tanto, Windows 10, e ha creato non pochi bug e problemi a diversi utenti. E quindi sei costretto a riformattare perché ti smette di funzionare la LAN. O problemi con. Non t'apre più lo start. Poi ti L'audio sta chiedendo desalta. perché hai messo due cavi di alimentazione sulla scheda madre. Ragazzi, saluto al popolo a fare la prima dose. Ah, Simo, pure tu a fare la prima dose? Dai, dai, Simo. Poi ci sentiamo, Simo.
Mazza, l'ha fatta tardi, però. Ci sta. Il maletto non ho capito. Poi ha chiesto perché hai messo due connettori sulla scheda mano. Perché questa ne ha due. Ne ha due, se posso e l'alimentatore lo consente, li metto tutti e due. Non è obbligatorio la seconda, ma se c'è, perché no? Certo. Questa. Dov'è a farlo, Simo? Ecco qua. Bellina però questa, eh? Quella l'abbiamo già. Questa è la Olo. Mostrato. Ma ci abbiamo fascette, niente. Quelle pesantina, sì, sono quelle che mi hanno dato l'alimentatore. Strano, pure che mi chiede delle fascette. È per forza. Ma non le usi mai? Sì, ne uso mai. Allora, stanno qua, ecco. Porta, ah, porta di Roma, sì, ho visto. Hanno un hub in alto, hanno montato a porta. Ma ha detto Emanuele che è fighissimo quell'hub, è fatto veramente bene. C'ha tipo uno spruzzino nebulizzante. Allora vai, se ne hai solo uno, ne metti uno. Se ne avevi due, era meglio metterli tutti e due. Mazza, spieghi le cose, pare il cibo. Ma che ho detto? La verità. Se ne avevi uno, ne metti uno. Se ce ne hai due, ne metti due. Oh, semplice, eh? Se ce ne avevi no, tre, ne metti detto... tre. Sì. Che è classico, eh? È la legge dei grandi numeri, ragazzi. Comunque Fabio da ripetizione pure in privato, se serve, Sì, è buono, Simone, va bene. Se ci entra dentro un Casement X. Ok. Ma Navici è tornato dalle ferie o sta ancora? Sì, è tornato. È tornato operativo dal padrone? In quel buco da Rovignano. Penso ancora non ha attaccato, ma... Non era Rovereto? Rovereto. Ogni tanto cambia. C'ha il location. Sì, c'ha il location e sono nascoste perché lui non deve essere tracciabile. Tutte KR però. Tutte KR, so. Rovigo, poi vi dirò, vai Rovereto. Tranquillo, Simo. E poi Rovereto, come sai, una fermata in un quartiere di Milano sarà attivo. Mo ci vuole Gio. Chi ti accompagna, Simo? Fatti accompagnare. Che te va a fare? Pfizer's. 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 Questa ne fanno due insieme? Due. In quel case ha senso inserire una ventola sopra la griglietta che ci sta sopra l'alimentatore? Di solito in quel case forniscono una ventola di te lo puoi mettere, non è... Secondo noi è pressoché inutile. Lo puoi mettere che aiuta a sparare aria sotto la scheda video, però di fatto se non c'è, secondo me, è una cosa innovativa in realtà, però c'ha già tanta airflow, eh. Con un taxi, mio fratello. Benissimo. Benissimo, sì, allora vai tranquillo. Devo ritirare il portatile di marcia. Io mercoledì vado a fare poi la seconda. Guarda sul sito, Giammi, ce ne stanno tanti, eh. Se ci entra lo metto dentro, ma è piccolo quel case, tipo. Oggi ho montato il storico connettendo la RGB alla mob, non andavano i led, connettendo il 3 pin RGB al lab del case tutto funziona. Vuol dire che quel... Non so di quale case parli o cosa parli, però vuol dire che magari c'ha bisogno di un attacco, cioè non ti dico l'attacco è standard, ma c'ha bisogno per forza del suo hub per funzionare. Siete che la alimenta in una maniera che lo fa anche accendere, quindi sei costretto a utilizzarlo. Può darsi, eh? L'unica spiegazione che posso dare così da quello che mi dici, anche un po' per esperienza personale. Ecco fatto. Allora, la 3080 Zodak, adesso la monto, eccolo qua. Guarda Giammi, questo DF700, se ti piace, un bellissimo case, come vedi lo stiamo montando, costa circa 90 euro, 89 mi sembra, quindi già questo, con questo andresti molto bene. Al volo, ma poi dipende da che processore, papà, al volo no, Samuele. Al volo, se è una serie 10, non si può fare al volo. Allora, questa è la 3080, Zodak.
Ah, 40, ma il 4790 sì, si può fare pure al volo. Eccolo qua. Poi ecco, quel discorso della ventola che soffia verso l'alto, qui è fatta apposta, si potrebbe abitare qui, però non ce la mettiamo. Il bugia holder non è che non li mettiamo, se li danno insieme alla scheda video sì, se no no, cioè deve essere o predisposto questo o la scheda video te lo devi dare. Non vendo bugia holder singolarmente e non ce l'ho, almeno in questo momento non abbiamo bugia holder singolari. Poi la scheda me l'ha portata lui, quindi non c'ho manco. Cioè, metti questa che te lo danno, no? Questa e questa così te lo danno. L'allenatore può durare pure 15 anni in realtà, Xavier. Le ventole sì, sono PWM, quelle del case, attaccate a un controller. Il controller ha un 4 pin, fatto apposta appunto per... Vorrei però far passare i cavi da sopra, che da su, e poi in realtà pure da sotto. Non puoi vedere? Inficia all'inizio, però se tu prendi la finestra da sposto e fai delle operazioni, un attimo fa una righetta, una linea. Quindi la vuoi la scheda di o il mondo? No, beh, io non l'ho acceso prima perché ovviamente quello lo fa su Windows, io su Windows non ce posso entrare perché non installo il sistema, però una volta che l'ho installato ogni tanto lo fa, poi su 20 Ma dà minuti. fastidio nella mente dei lavori? No, 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 la vedi per un attimo, però quella linea Ma tutte le volte? Ecco qua. lo fa sempre. Adesso andiamo così. Mettiamo magari una fascettina in velcro. Supporto di dovreste prendere, un peccato. Ma guarda, ti dico, questa qui in realtà non è manco troppo pesante. È bella lineare, cioè veramente non mi dà l'impressione di essere troppo pesante come scheda. Poi certo è lunga, renderà un po' a flettere. Però sì, ci starebbe comunque bene. Però devo dire, la scheda arriva qua, eh. La scheda arriva fino a qua. Infatti, l'alimentatore, i connettori stanno qua. Ma questo qui è una parte vuota, c'è solo il dissipatore. Però non pesa tantissimo sta scheda. Devo dire che se dovessimo pesarla e confrontarla magari con un MSI, che comunque pure il backplate, questo qua è in plastica, è più leggera. Mi dici dove si mette il codice sconto sul sito? Non lo trovo. Come no? Sul carrello finale. Buono, intanto grazie per la donazione, mitico. Ma allora, il fatto di mettere due cavi separati è un po' una leggenda in realtà, Marco. Cioè, dicono sempre è meglio utilizzare due cavi sì, separati, perché prendi dall'alimentatore due canali diversi. È Però vero, il canale è sempre il canale poi alla fine è lo stesso, è che tu poi si distribuisci la corrente portata alla scheda video tramite due cavi, quindi il cavo si potrebbe scaldare di meno invece che fare un ponticello così, e ci sta. E il problema è che poi tutto questo discorso decade da quando sono uscite le schede video, che hanno tre connettori, quindi di conseguenza. Bonnie, il codice sconto in fase d'ordine su una delle ultime schermate lo trovi a destra, ti viene scritto fuori. Hai un codice sconto? E se ce l'hai lo inserisci nella casellina. Meglio avere i supporti, sì Marco, noi adesso non ce li abbiamo, però quindi non Che lo te posso stai a offrire. shoppare, Bonnie? Sondaggio 11758, io direi, io non lo so, con tutto che la serie 11 si discosta veramente poco dalla serie 10 e 58 è un ottimo processore, a giudicare, a vedere, a impressioni personali, dopo che ne abbiamo montati diversi, sia dell'uno che dell'altro, niente, rimango regali, io rimango su Intel. Infatti pure la serie nuova. Rimango su Intel. Poi Ripple o no, devi calcolare. Un altro fatto da non, non considerare è comunque un cavo in più nel PC. Spizzo dice ti ha mandato un messaggio su Discord. A me? Che considerate come GPU custom oltre MSI? Rog Strix. Ha risposto lui, io non ho detto. In realtà te consiglierei quelle della fascia più elevata di tutti i Ma brand, perché anche la non è Gigabyte. VGA? No, anche la Perché fa Gigabyte. col wine, lo dico io. Il controller è connesso alla scheda madre Surion, ovvero di questo case c'è la presa ARGB connessa alla scheda madre e una presa 4 pin che poi dietro si sdoppia connessa alla scheda madre. Quindi tu Ma vedi lo qua stiamo dietro? accendendo? Sì, perché sono arrivato, ho fatto pure il cable management. L'hai fatti due?
La Este sta sempre bene sul finale perché comunque dà la percezione del lavoro, vediamo pure Faisals. Capito? Oh, ecco qua. Fatto. Poi questo controller va alimentato con una presa SATA, quindi da paura. Finito. Quindi. 2021. Sì. Tagliamo le fascette. Andiamo alla tre fascette usate. Ma sei un mostro questo. Il lavoretto fatto. Ma quello è perché sei proprio rifinito. Il lavoretto fatto. Il picché l'H500 per voi è sdatato? C'è cose che non vi piace? Perché è uscito da un po'. E poi l'H500 normale è comunque un case che lo puoi paragonare, ecco, all'MB530. Cioè, vuoi dire, è un case mid tower. Che ne potresti trovare magari di più recenti con concezione magari un po' più fresca. Vedi dire questo DF700 c'ha avuto un'ottima riuscita, anche perché con questo ti danno 4 ventole e 3 sono addressa a bollare GB, costa meno di 100 euro. Lo accendo. Guarda che bello il frontale mesh con queste ondine, guarda. Mare, profumo di mare, guarda pure la scheda video si illumina. Grande Savino, bene, eccolo qua, vedi che bello. Cioè, in questo case, questo è un fake boot, sai che se batti tipo fai così e si riaccende, guarda. In questo case devo dire che nonostante sia un case di misure abbastanza contenute, ci si monta bene un sistema. Deve essere un sistema però più o meno semplice. Ovvero che comunque sia, ok, c'è una scheda video, va bene, ci si potrebbe mettere pure una scheda audio, va bene, ci si può mettere un altro SSD, va bene, ci si può mettere pure un disco meccanico se proprio voi sentite male. Però ecco, per dire, già un 360 in top, già ti direi che non ti ci va. Sì, dicono che ci va, però dopo devi abbassare questa ventola qui, la devi far scendere, stai un po' strettino, ti ci andrebbe pure. Però ecco, già per un sistema del genere sta un po' più comodo. Comunque sento lo spettacolo, è vero, amico. Grande Maurizio D'Austuni, bello stampo che aspetta. Il filo del radiatore non si può sistemare meglio. Qual è il filo del radiatore, oh? Qual è il filo del radiatore? Non si vede niente. Ho fatti sparire i cavi. Non c'ha cavi il radiatore. Quale cavo dici tu? Ossia, i due cavi, che uno era per l'illuminazione RGB e l'altro è per il CPU fan, sono sistemati molto bene. Sono invisibili perché ho incastrati sotto, l'ho fatti salire. Perché decidono di montare? Ma perché tendenzialmente non la montiamo per un discorso di rumorosità. Quando si hanno tre ventole frontali che soffiano dentro, la posteriore che tira fuori e le due frontali che tirano fuori, si ha un airflow di questa portata. È vero che l'alimentatore invece lavora indipendentemente. Quello frontale, che vuol dire quello frontale? Ah, il tubo questo, e non c'è un modo per metterlo diverso. Lo metterei al contrario, dal momento che scenderebbe da qui farebbe una curva molto più stretta, cioè molto più vicini, e quindi si creerebbe una U troppo stretta, almeno per questo distillatore. Se no tendenzialmente faccio il giro al contrario, che sfiora questa ventola, il tubo scende e va qua. Ma quando arriva qua, se arriva qua va bene, se parte da qua no, perché il tubo è troppo lungo. Quindi una config così, sì, più o meno 1.5, 3, 2.5, sì, più o meno sì, spizzo. Più o meno sì. Come marca Zodak a livello di MSI, sì, più o meno ci siamo. Secondo me leggermente magari meno, però è sempre un'ottima scheda. Una volta Zodak era considerata molto di più sul mercato. Fantastico quando lo recensite. L'abbiamo già visto, Luca Nonnis, Windows 11. Abbiamo fatto una live su YouTube un paio di settimane fa, e dove l'abbiamo installato e provato. Abbiamo visto che è molto rapido in realtà, però aspetteremo poi la versione, diciamo, un po' più definitiva a fine dell'estate. Ma io sono l'unico fesso che
che ha solo ventola Noctua senza RGBG più con LED spenti e senza RAM senza... quello no, non sei fisso, è individuale come scelta. Io sono ad una pagina del pagamento ma non vedo dove... ci dovrebbe essere una voce con scritto inserire codice sconto, c'è proprio uno spazio vuoto dove tu lo metti e poi fai applica. Sì, poi c'è la versione Zodak Amp Extreme, che è una versione più ancora più spinta. Quello sì. Però è venuto bene, mi piace. Mo c'è la combo. Davanti pure, regà, davanti pure con questo cosa ondulata sta molto bene. Port HDMI, la 4 esce solo con il display port, l'HDMI della scheda madre è automaticamente disabilitata dal momento che viene montata una scheda video sullo slot. Pensavo che se c'avete un cavo display port è la cosa migliore, però per forza così. Sì. Ok. Guarda se tante volte io danno dentro la scheda. Non c'è. Non c'è. Ciao, grazie. Ciao. No, quello che ce l'ha qui. E allora, dove sta la chiavetta di Windows? Scusa, c'è più la chiavetta di Windows? No, ci ho installato quello. Eccola, l'ho messa qua. Ah, bravo. Stava a fare quello quando sono andato davanti. Ok, questa hai fatto? Sì, la faccio. Sta in partenza? Ci siamo? Te collo? Sondaggio 11.7 versus 10.7. 11.7, Simo. Ma lo sai perché ti dico 11? Noi... Che c'è Skype là? Che ha voce Skype là? Noi diciamo 11.7 perché se tu entri nel nostro negozio ad oggi e ci chiedi: senti, che mi conviene prendere un 17 o un 17? Ti dico il 17 non ce l'ho più sullo scaffale. Capito? Ma no, i LED è luce, cioè i LED, ragazzi, sono luce fredda. Cioè luce che comunque sia non la scalda video. Proprio. Questa fa. Ma mo penso che farci farà vedere la schermata direttamente di Windows. 800 fake butta, fatto. Sì, costa meno, ma ecco, quello è un ragionamento che può fare chi magari c'ha una scelta dell'acquisto online. Sì, un però acquisto... se compri un 17 compri un 14 o un 16K, capito? Mo, perché la fissa tante volte non voglio vedere scritto il 5, cioè se scritto il 7, allora te compri il 7 vecchio, però non vale la pena. Avete mai ricevuto una telefonata per chiedere delle informazioni prima di fare l'ordine su Amazon? Assolutamente sì, Marco. Sì, sempre, tutti i giorni. E noi ci rifiutiamo di dare poi le risposte se capiamo che ci stanno sfruttando, tra virgolette. Che non ce va, che facciamo friccichello che non friccichella o... no gli arriva l'input ma non aspetta, mo spengo e accendo io come parte, dai su. È possibile che si bruciano il terzo e quattro slot della scheda madre? No, Essential, hai provato il Clark MOS? C'ha i pin piegati sotto al processore. Quindi è possibile che sto processore è stato alzato o comunque c'ha già i pin piegati, automaticamente hanno smesso. Il socket, no, il processore. Sì, il socket, non so perché c'è un processore Intel probabilmente. Comunque non va a video sto PC. Senza sta scheda video rotta. No, questa l'ha presa la ordine è arrivata, non so. Gli arriva l'input e smette, aspetta. Poi c'ha solo quella. Ma che ti dice il LED? Il LED dice che sta su. Anzi, sono tutti spenti. Dobbiamo provare con diretto col display port su quello. Aspetta.
Lo so, devi purtroppo smontare il PC, cioè smontare il dissipatore, alzare il processore e controllare i pin. Se c'ha dei pin piegati puoi provare a raddrizzarli. Sulla CPU non ci sono i pin. No, sulla scheda madre, il socket della scheda madre. Potrebbe essere, non gli piace tutte e quattro le RAM insieme? Sì, può darsi. Allora, se il cavo HDMI e non il VGA collegato alla scheda video mi si sminchia tutto, mi dice 1920 e 1080, ma è tutto pixelato, perché vuol dire che comunque devi aspettare che devi provare a installare i driver. Che mo' vuol dire? Ma com'è possibile che non si prende tutte e quattro le RAM contemporaneamente? No, è che ieri fa digeri un po' per volta. E nel 2021 accade ancora questo. Vediamo, dai, vediamo. Perché in realtà l'input da andare a video ce va, ma non si vede, quindi potrebbe essere semplicemente che non gli piace il monitor, Non gli piace la scheda acquisizione, forse. Può essere. Hai il lavo torto già, poi l'ho rimesso per fare. No, non è sbragata assolutamente. Quindi controlla quello essenziale. Sera, per PC consigliate per Eurotrack Simulator 2, Football Manager, altri giochi tipo Call of Duty. Capito, ma hai detto tutti, Damia. Ma hai detto, sei passato da Call of Duty che è pesante, a comunque sia giochi un po' più leggeri tipo Football Manager. Ti serve un PC comunque sia che c'è almeno un i5 e una 1650. Ecco la video. No? Non è accelerato? Dai. In realtà il video ci va. No, devo provare col cavo diretto, perché andava pure prima il video. E poi devo provare a levare la chiavetta. Devo caricare la chiavetta, ma a me non mi si vede. Aspetta. È la scheda di acquisizione. Molto probabile. Vediamo. Prova a smontare. Prova a vedere. Probabilmente, cioè, spesso quando non ti legge più dei banchi di RAM è per via dei pin piegati sul socket, quindi il processore non tocca correttamente e non te li legge. Poi, se non dovesse essere quello che i pin sono corretti, potrebbe essere la scheda madre in quel caso. Lì mi sai di cambiare gli input. No, dovrebbe essere digitale. Dovrebbe, dici, essere, no. Pure l'altra volta avevamo detto, e poi c'è tutto un anno. Eccola, sta su boot. Riciclo. Cammelli dromedari. No, c'è Intel. No, ma è il nostro, la nostra scheda d'acquisizione che oggi ha deciso di. Che andare in ferie. Spero. È Switch. Come fa a tornare su HDMI? Ah, mo sta a cercare. Ma che sei matto? Come sta di che funzioni? Non giochiamo, Sì, facciamo i fan clear RAM. Mamma mia, pezzo si è rotta sta 380. Shoppato, grande e buoni, sei riuscito a mettere il codice? Ma che ha shoppato? Non lo so. Ma come è sconto a Dios? Bonni, ci riesce chiunque, a destra c'è scritto hai un codice sconto? Naggio. Vabbè, compenseremo con gadget. Che dici, Ste? Adesso ti vedo visibilmente preoccupato. Beh, perché sto pensando che non ha di smontare pezzi che fa proprio. Andato. Qua tocca subito aggiornare il BIOS. Aspetta, mo li metto pure i RAM. Mo è andato. Mamma mia, una per volta. Oh, come i ragazzini. Come nel 2008. Come i ragazzini, mamma mia. Oh. Ma te li metto tutti e quattro e te li chiappa, no, devi star pure zitto. No, devi star pure zitto. Devi star zitto. Devi star zitto, non ha parlato. Devi stare zitto, devi accenderti e lavorare. Sei stato programmato per questo. Non voglio sentire storie. Alexa, perché Stefano oggi è aggressivo? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Hai capito? Te formatto, Alexa. Ah, mo sta video. Mo c'è andato. Mo aspetta, scusa, posso fare la prova? La scheda d'acquisizione. Oh, ma sto rischiando, Ci rimanda la mail.
mi dite che sei rimpallato. Ci credo. Check sì a più Ma sta su boot. volte. Dai. Ma mostro il DisplayPort qua però, eh. Mo' gli ho rimesso pure il DisplayPort. Stai su boot. Niente, ho riavviato, controllo al cance. Vediamo quale dei due prima partirà. Tu Vabbè, l'installazione è in bafa, muovi. DisplayPort va video. La scheda acquisizione non mi piace sempre. Non gli piace la scheda acquisizione, raga. L'installazione la faremo con l'inquadratura quella. Cioè, non la faremo vedere. Non va a fare vedere. Tanto quante installazioni di Windows avete No, visto? va bene, nel senso che comunque. Giustamente Gioia dice una cosa molto interessante. Pensa se fosse stata AMD. Mamma mia, avremmo vomitato solo cioccolato. No, no, vabbè, ma lo posso installare Windows, ragazzi. È che mentre lo installiamo nello schermo che vedete, vabbè, voi non lo vedete, però lì sopra la tastiera se la sposto intravedete un po' lo schermo, non questo acceso, ma quello dietro ancora. Quello lì giù che si vede la schermata. Guarda, ho sposto pure un po' il case, guarda. Quella schermata azzurra che vedete è l'installazione che sta partendo. Quindi io adesso lo mando avanti. Tanto questa è l'installazione. Ho shoppato un Arctic Freezer da 280. Ho già fatto il bonifico istantaneo su Intesa San Grande. Bonnie! Mamma mia, Bonnie, Quello è un bel acquisto, te eh. lo metto in spedizione per lunedì. Hai Comunque, questo altro già. verificato che c'entra, Bonnie? Vediamo quanto ci impiega. Adesso faccio. Sto per fare invio. Ecco, adesso faccio invio sull'SSD. Via. 1980 Pro, eh. Quindi, vediamo quanto tempo ci impiega ad arrivare su Windows. Stai, leggimi, dimmi. Allora, a noi capita spesso il problema di boot, ragazzi. Capita veramente sp molto spesso. Te leggo, te leggo. Dove stai? Comunque, i driver sono aggiornati. Di che cosa? Ma i driver sono aggiornati? Sì. Di che? Va a smontare. Non mi sono perso la domanda. Grande Pippo e Fanta. Sì, ogni tanto sì. Mettetegli un dissipatore al posto. Fanta. Mettetegli un dissipatore al posto. Mettergli un mattone al posto di grazie a te. Dal tool invidi. Ah, a me è un problema simile. Ok, funziona. Ho shoppato. Ok, smonta, smonta, braga. Spedito in tutta Italia. Sì. Pensa. Magari sbraga. Cominciato a lucidare la massa. Sì. Che devo leggere? Non ho capito. Ah, riscrivi o fai copia e incolla. Non riesco proprio a leggere. Ce la faccio entrare, non è un problema per me. Tizio? Entra l'Arctic 360 Turbo 500 Tool Top? Ma che chiedi a Tizio? Girà? Che non sta manco qua. Sì che c'entra. Chiedi a chi lo fa di mestiere. È come se io vado a chiedere a Tizio. Tizio, posso preparare una crema, una riduzione con una HML? E io chiedo a Tizio. Tu scusa, andiresti? Scusa, ma chiedi a me, faccio il cuoco. 59B550 Tomahawk, secondo me va bene senza OC. Secondo noi sì. Poi certo col 59 già comincia a stare su un range di una X570, ma comunque ci sta, ci può stare. Certo che ci sto e fa bene a chiedere a me, oh maledetto. Ma mi pare giusto, non driver ragionati per la scheda video che con l'HDMI si vede male. Ma in che senso driver ragionati con la scheda video? Sto sul BIOS, che vuol dire driver ragionati? Ah! Quel discorso là, ah ok. È strano che ti si vede male comunque con l'HDMI, vuol dire o che devi fare una calibrazione del monitor o che quando metti l'HDMI in automatico prendendosi il 1920x1080 ti mette magari invece che a 30 65 milioni di colori te lo mette tipo a 16 bit e ti si vede male. Attenzione, l'analista ha detto tu lo chiedi al bimbi, eh? Beh, tu lo chiedi al bimbi, certo, io lo chiedo al bimbi e il bimbi mi risponde, c'è cioè ricette interne. Oh, già sono arrivato su invio, invio, invio. Non c'ho connessione internet, siamo poveri. Poi metto utente. Quanto tempo ci abbiamo messo da quando ho fatto invio sul 980? Sono andato 4 minuti. Sto su Windows quasi, eh. Ma in generale è meglio prendere una buona B550 oppure una Scrausa X570. Bravo di brand. Ma allora dipende da quanti pezzi dovete montare all'interno del PC. Se il vostro PC è come questo, ovvero processore, una scheda video, pochi supporti,
SSD, cioè non è che c'hai 4 SSD Gen 4, cioè devi fare una configurazione abbastanza basica. Puoi prendere pure una X570 comunque entry level, o una B550 media. Ti ho scritto la domanda, leggiamola la domanda, fammi vedere. Se Steve, va bene lo stesso usare l'alcol etilico al posto di quello isopropilico per rimuovere la pasta termica? Mi sa di no. Cioè comunque imbevici solo un po' il panno, ma non metterlo direttamente sul processore, perché se poi sborda e va, si infila sotto, cammina, non so se è un bene. Io nel dubbio comunque, quando non ho isopropilico o non ho il prodotto Arctic Clear Remover, utilizzo solo lo Scottex. Strofino un po' di più, spingo un po' di più, ma non uso solventi. Regale, schede video che vendete su Amazon tipo 380 lire Game Rock di un paio di settimane fa, non le inserire sul sito? Questo non lo so. No, perché alcune le mettiamo solo su Amazon. L'ho usato oggi, chiaramente l'ho usato poco. Vabbè, se l'ho usato poco, l'importante è che, come dicevi di Joel, che è un po' più preparato, le dico, non evapora. Domanda da neofita rincoglionito. Se collego un monitor HDMI a una scheda video old, ma che lo supporta, le prestazioni generali possono diminuire rispetto a un monitor collegato con DVI? No. Assolutamente no. Ma le ventole più luminose quali sono? Non ti so dire, non c'è una scala da poter confrontare quale ventole sono più luminose di altre. Forse quelle della Corsair, tutte tempestate dei diamanti. Tempestate dei diamanti. Sì. No, lascia l'aria già. Ma se già lo stai utilizzando e funziona bene, è a posto così. Come non vendete NZXT? Sullo Siro siete ancora segnati come distributori, se non sbaglio. Ma in realtà siamo i rivenditori. È che i prodotti che comunque sia attualmente hanno i dissipatori, per noi abbiamo tante altre alternative e i prezzi di quelli lì sono leggermente elevati. Perché sono belli, però sono elevati. No, in realtà, cioè, se puoi sapere, quella è la spiegazione ufficiale. Quella ufficiosa è che è uno di quei marchi che non lascia nessun tipo di margine ai rivenditori. Quindi fino a che sta cosa non cambia, per noi stanno bella. Ti ha proprio il video del cambio, lo devo fare, è vero, fallo a settembre, vedi, quello è il classico video, lo fai esce adesso, è un video diverso. Noi comunque siamo su Windows già da un pezzo, dobbiamo installare solo il MSI Center. Sì, ma tanto non si vede, cioè, quindi o lo dici o non lo dici, in teoria. Ora ti metto la connessione, ma questa qui gli serve il driver della scheda di rete. La CPU stava intorno ai 35 gradi prima, da BIOS, e qui non lo vediamo, eh. Che voi non lo vedete, forse, se adesso attacco l'HDMI, che ne so se viene acquisito. Ci posso provare. Che dici? Se lo fa lui, ci mette la maionese. Di che? Piuttosto usa la trellina, che la trova nel supermercato, si usa anche in elettronica. Poi ci riprovo. Dove sta l'HDMI? Poi ci metto pure questo. Doppio monitor. Tu pensi? Lui già sta video là, non si sposta, no? No, quando riavvio. Io dovresti levare l'altro. Ma tanto questo ormai va così. Purtroppo. Scheda di rete presa. Per GTRP, il 5, 11 e 6 o 3 e 6? Mamma mia, c'è paragone tra i due, te lo dico. Tra il 3.6 e l'11.6, l'11.6 sta una spanna sopra. E dai, mamma mia, sto mouse. Come ci provo? Ma poi c'è che quel coso è 4K 30 Hz, è talmente
macchinoso Sì, che sì, sì. ti sembra che ti sta per bloccare il PC per quanto è lento. È vero, è vero. Proviamo, eh. Credo che stai perdendo il tuo tempo. Ce lo sta, eh? Oh, ci devo provare. Possibile che non funziona. Niente, non funziona. Sta scheda d'acquisizione non vuole acquisire. Che t'ho preso a fare a sto punto? Mi domando, È come lo Stefano che dice, guarda, vengo, ma faccio l'assemblaggio. sto bavoso. La moto non lo so come andrà a finire. No, non è sbragata, raga, è la scheda d'acquisizione. Volevo far vedere lo schermo in acquisizione come sempre, ma in questo caso non funziona. Niente, raga, mi dispiace, non ve lo posso far vedere. Quindi lo devo continuare a utilizzare con il DisplayPort. E mi tocca rimanere su sta schermata perché purtroppo non c'ho metodo. Ce la fa Antonio. Esattamente. Il problema è Skype si sta prendendo troppe priorità, sì. Acqui è imbrata spesso. Ricambia all'addietro. Per caso è collegato la scheda acquisizione al Che monitor? vuoi che metto? Che vuol dire? È di mettere DisplayPort, come stavamo prima. Dice almeno noi vediamo. Oh, Cucciardi dice comunque mio padre preferisce Civita a Stefano in live. Grazie Cucciardi. Pure io stimo molto tuo padre. Però. Posso tutte le live con Civita, oh. Mamma mia, che svolta. A me basta. Se lo dice papà Cucciardi, io. Allora famo così. Quando ci stanno le live, il venerdì e il martedì, facciamo venire il Civita. Io mi metto di là, lavoro. Sto davanti, spolvero nel frattempo. Insomma, faccio le cose mie. Assemblaggio io. Oh, che cazzo, io devo fare a Civita. Scusa, eh. O se no fate tutte live un po' più interessanti, tutte live dove si parla di gente Tu pezzi di comunque, carta. di gente che ha studiato, perché è gente che ha studiato comunque sia. Sta avanti, no? Oggi ho risposto a uno su YouTube, raga. Non rispondo mai più, sono Ho YouTuber. risposto perché è praticamente che ha detto, stava commentando il video quello con amici. E comunque si vede che c'ha la terza media. Lavora sotto padrone, di qua, di là, di su, di giù. Io ho risposto, ho scritto. Ma chi ha amici? Cioè, ha No, riferito a chi ha è amici? riferito ad amici, dicendo se lavora sotto padrone, sta a fa lo schiavo, tricche e ballacche. Dice perché si vede proprio che c'ha la terza media. Io ho scritto con l'account Risifix, ho scritto: Salve, sono Stefano, anch'io ho la terza media. Non penso che sia sinonimo di intelligenza. Però peccato che non mi ha risposto. Però l'ha fatto incazzare. Beh, oggi gli ha dato un mozzico, penso facevo niente a viola. L'avvelenavo. Dice, qual è il pitone più velenoso del mondo? Pesco solido. Te, io, chiama a me. Allora, hai detto che lo facevi vedere, che cosa? Ho visto il video anche se c'è gira prima, ovviamente, no, ma la gente se conosce qualcuno non deve mai mettere a giudicare gli altri, ma infatti. La scheda madre buona per il 5.16K. In realtà non è una B560. Allora, io qua praticamente devo scaricare l'MSI Center. Praticamente basta che scrivi qua No, Z, no, no, non è bravo, vai questo, sul coso perché se vai. Se 590 Pro WiFi. cerchi MSI Center dallo No, l'ho chiuso. store, non ti No, scarica no, l'ultimo. non cerco niente da là io. Questa è la scheda. Non ora, non tradurre, non mascassare. Supporto, Sta cosa dei utility, cookie, te dà un po' fastidio porco a te. Giuda. Ma sai perché? Fammi un'impostazione. Io spero che prima o poi la faranno. Fai un'impostazione, io la metto e dico: senti, tutte le volte mi fanno una domanda sui cookie, metti accetta. Limitatamente su quello che devi mettere, forza accetta, che è obbligatorio. Su tutto ciò che è in più, metti in automatico. No, quindi tu ogni sito che entri non mi devi fare mille domande. Ma si sì, ma sono sempre tranquillo. Cori, non te pensa. Difficile che me.
Manco avrà un lavoro con le sue 20 lauree. Quella ragazza con quelle te scriveva, sì, è vero. Quello sicuramente per sicuro è uno di quelli che rosi, eh. Magari c'ha 78 lauree. Quello stasera Yap Device. Quello stasera su Twitch. Se la vediamo al contrario, la terza media è considerabile come la. Se la vediamo al contrario, la terza media è bravissima. Ma in seguito, ragazzi, c'è gente che c'ha la quinta elementare perché tanti anni fa era grasso che quello arriva a prendere la quinta elementare e ha costruito un impero. E ad oggi sta magari già in pensione o quasi e comunque sta bene. Poi arriva il laureato di turno che sta a 1800 ore e fa: ma perché? Io sono laureato perché. E quello gli risponde: tu sì, bravo, studia, studia. Io la quinta elementare magari c'ho una catena di macelleria, pizzicagnolo, drogheria, tintoria. Ecco, quelli c'hanno i soldi però tanto. E campano meglio di te. Quindi. E poi ci stanno tanti studiosi che sono rincoglioniti, tanti invece chiamati tra virgolette ignoranti che non hanno studiato, non hanno potuto studiare, che invece sono molto intelligenti. Ci sono pure laureati intelligenti e gente che c'ha quinta elementare che esattamente la mazza, eh? Ah, beh, certo, è beh, normale, ma non vuol dire, cioè, lo studio deve essere portato per studiare. Il problema dell'Italia, che avevamo sempre detto, è che lo studio purtroppo è aperto a tutti. Quindi tutti quelli che studiano possono arrivare a ottenere un pezzo di carta, una certificazione, una cosa che poi dopo a te ti mette su un livello, diciamo, civile più elevato rispetto a uno che non c'ha quel pezzo di carta, cosa sbagliatissima perché manca sempre il test, quello finale, il test della vita. Vediamo come ti comporti. E quello sei boomer, il giorno d'oggi questa cosa è solo più possibile, a meno che non hai anche qualche azienda. Eh beh, certo. Comunque non è che quelli sono i boomer, mo sto termine del cavolo, mamma mia. Quelli sono quelli che ci hanno saputo fa. Poi dove sta la linea tra boomer? Cioè uno che c'ha 38 anni e vuole far giovane è un boomer, e uno che ce n'ha 60 e vuole far pischello è un boomer. Dove sta la linea del boomer? Cioè, ormai boomer se usa, ormai non c'è più, ormai è come il termine MILF, se può dire per tutto. Cioè, se uno che c'ha 18 anni, diciamo di 29 e mezzo, che è un boomer, lo può dire? Sì, praticamente sì. Di solito chi si ciba esclusivamente di studi è perché ha bisogno di riempirsi la testa particolarmente vuota. No, no, ma alcuni è perché hanno una sete di conoscenza, di voler imparare, e ci sta. Il problema è che poi spesso tante persone studiano, arrivano a un livello mentale che sanno un sacco di cose, ma all'atto pratico non sanno proprio poi come mettere, come vivere. Perché quello che ha la quinta elementare magari invece che gli dai 10 euro e te ritorna con 1000. Che li fa fruttare. Bravo, la laurea dà competenze, bravo bene. L'intelligenza è un'altra storia. E il problema è che quando studi e tu vai a conseguire la laurea, automaticamente ti senti pure intelligente, perché attacchi sto pezzo di carta al muro e tutti quelli che lo vedono dicono: vedi, te c'è la terza media, io c'ho la laurea. E la risposta sarebbe: tu c'hai avuto solo più pazienza di me a studiare, o c'hai avuto più possibilità. No, boomer è un termine inflazionato ormai, il vero significato è talmente diverso da quello che cui questo M. Io mi hanno detto che è uno vecchio che vuole fare un giovane. Aspetta che Cucciardi è Accademia della Crusca. Boomer. Definizione: appellativo ironico e speciativo attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni. Per estensione a partire dal significato, va bene, e cioè il periodo di forte inquinamento demografico che ha interessato diversi paesi occidentali al termine del secondo conflitto mondiale. Ovviamente devi essere nato dal 46 al 64. Pesce e boomer. La definizione. Ah. Questo dice. Boh. Vabbè. Dice pure periodo di affermazione, 2019-2020. Presenza di dizionari. Infatti, questa era per mettere la ciliegina sulla torta a sti anni funesti, capito? Nel 2019-2020 è stato inventato il termine boomer. Brava, oh, mazza, la razza umana se stai vuol dire bene, eh? Io senza loro ho scritto un USB bootloader scaricato da Googleate Sardu Pro. Vedi, bravo. Ma mi consiglia 3060 OC Inno 3D, quella che avete al negozio? Allora, ti consiglio la 3060 OC, ma non la Inno 3D, e io non ho Inno 3D in negozio. Ciao Ste, una domanda, ma quelli RAM montati su una ROG Strix 0390, come nel mio caso, come controlli RGB? Non riesco a cambiare effetto. Dal software devi scaricare Aura Sync, e le RAM devono essere certificate per lavorare sotto Aura Sync. Magari un muro pieno di crepe è piegato. Sono quelli laureati in gnagna, mica sono intelligenti. Io ho l'elementare, no, scherzo. All'elementare ad oggi è difficile che trovi una persona che si è fermato alle elementari.
Esistono gli zoomer. Che cavolo è lo zoomer? Uno che zooma? Un guardone? Fate mille volte non cambia una cippa, vedete? Strano. Vuol dire che quelle RAM non sono compatibili, non vengono lette dalla tua scheda madre, purtroppo. Tu stai in quel. C'hai la scheda madre che è una boomer, vedi? Che sta in quel periodo di cambio. Che sono usciti gli RGB, ma non tutti. All'inizio c'erano un po' di problemi nel gestirle. Vabbè, noi veramente siamo arrivati, stiamo aggiornando il BIOS in questo momento. Sì. Possiamo anche fare i saluti. Certo. Sì, 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 ci sta, ci sta. Eccolo. Allora, appuntamenti prossimi questa sera. Questa sera su Twitch. Questa sera, ragazzi, facciamo una cosa un po' diversa. Come ho detto all'inizio, come ho detto nelle altre live, siccome mi sono entrati i ladri praticamente in casa, non in casa, diciamo nel giardino, e li ho pizzicati, questa cosa è stata registrata e ho deciso di raccontarvi il tutto in live stasera su Twitch con documenti. Cioè, esco anche i video di me in mutande. Riesco. Lì mi tappate l'occhio un attimo. Però... Vabbè, oh, chi vuole guardare, guarda, tanto è contenuto di dare minori. Esattamente. E poi ci abbiamo altro? E... No, non so, tu fai qualcosa? Ho messo in crisi, guarda. Ma no, perché sto pensando pure di sto weekend che devo. Vabbè, non lo so se streamerò nei prossimi giorni. Cioè, a meno che tanto dice sempre così. Poi sì. se streama su Discord. Scrivo su Discord se streama. Comunque. Va bene, ragazzuoli. Ci vediamo stasera su Twitch. Se non avete ancora followato, sì. Followate. Lo dico già adesso. Settimana prossima, martedì, non ci sarà la live su Twitch. La live su Twitch è spostata a mercoledì. Dopo non dite che non va. Abbiamo tempo. Esattamente. Pure se siamo fuori piattaforma. Esattamente. Ciao ragazzi, grazie a tutti, grazie. A dopo. Cerchiamo di prenderci un caffè in qualche maniera. Ecco. Ciao. Andiamo solo al bar. Vai, questa è SDA con i caffè, vai.